Salve a tutti, friends, dal vostro Supercore. Eccoci qua, ragazzi. Parliamo di Atomic Heart. Questo gioco che vi ricordo gratuito sul Game Pass. Per chi c'è il Game Pass, lo potete scaricare gratuitamente. E devo dire che è un gioco che secondo me sta sorprendendo molti. Perché Software House nuova, primo titolo di questa nuova compagnia di videogiochi russa. E devo dire che il gioco ha entusiasmato per parecchie caratteristiche, per quanto poi conservi tanti difetti. Io ci sto giocando, ho già giocato 5-6 ore, quindi un tempo necessario per potermi fare un'idea. Perciò non penso che farò la recensione e vi rimando solo a questo video per sapere. Ho fatto uno shorts, ma questo è l'unico video dove potete sapere la mia. Anche perché non so se lo finirò, visto che gli ascolti già stanno calando. Io, ragazzi, non sto qua a fare i video per 50 persone. Se volete che le serie vanno avanti, seguite. Ecco perché ho bloccato subito God of War, ecco perché ho bloccato subito The Last of Us. Perché, ragazzi, il tempo è denaro e stare là a fare video che poi non vedete è inutile. Allora, prima di partire con questo video, come al solito vi dico, iscrivetevi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte, Supercorris offerte Amazon, sul canale gruppo Telegram Supercorris 84 per le news di anteprime, sondaggi ghiotti e parlare con me gli altri ragazzi videogiochi e Formula 1. C'è Fruit Lab, c'è il canale Viola e c'è il canale che mi permette di aiutare gli enti benefici, Supercorris and Friends, trovate il link in descrizione. Basta donare anche un euro per aiutare Supercorris a fare delle donazioni a fine mese, molto importanti, raga, è importante. Allora, Atomic Hearts. In questo video faremo i tre pregi e tre difetti. Chi non conosce questo format non sa che tre pregi e tre difetti significa io in 10 minuti vi do i tre principali pregi e i tre principali difetti di un titolo. Quindi, assolutamente, in maniera sbrigativa, rispetto a una recensione che potrebbe durare pure 20 minuti, non daremo voti, ma vi dirò quelle che sono le caratteristiche principali. Perché poi chiaramente, ragazzi, non tutti hanno il Game Pass. Molti giocano da PlayStation e mi dicono: Corra, ma tu lo compreresti? Vi dico se sì o se no. Allora, partiamo subito. Primo pregio: la grafica, la realizzazione tecnica. Beh, ragazzi, io lo sto giocando su Xbox Series S. Quindi sapete che Series S ha degli handicap a livello di gioco grafico rispetto a PS5 e Series X. Però ho visto anche la versione PS4 nei gameplay su YouTube e devo dire che Series S rispetto alla versione PS4 sta su un altro pianeta. Perché il frame rate su Series S è comunque 60. Ha dei lievi cali durante il gioco, ma soprattutto nelle fasi all'aperto, dove ci sono davvero da gestire una marea di cose. Nelle fasi al chiuso il frame rate è granitico. È il medesimo di PS5 e Series X ed è una figata, molto fluido. Vedete che ovunque vi muovete, parte proprio quando ci stanno troppi nemici, non ci sono cali. E devo dire che graficamente, ragazzi, il gioco è stupendo, perché anche i giochi di luce sono fatti bene. Il gioco è veramente bello da vedere. E vi dico, ma scritto uno, no, ma la risoluzione, ragazzi, non è vero nulla. Su Series S la risoluzione minore la vedi solo se ti fermi davanti a un oggetto, ti avvicini e magari vedi che è un po' meno definito rispetto a una PS5 o una Series X che hanno risoluzioni maggiori, ma ragazzi, non esiste. Mentre giocate non avete modo di guardare queste cose, cioè io quando gioco rimango sbalordito dalla bellezza della grafica su Series S. Quindi vi dico, se avete Series S, date per scontato che questi giochi che stanno uscendo anche per old gen su Series S girano da Dio. La grafica è bella, la grafica è movimentata, sono fatti bene gli ambienti e devo dire che mi ha stupito in positivo. E secondo me è uno dei giochi graficamente più belli che ci sono attualmente, quindi riuscito completamente. Seconda cosa è la caratterizzazione degli ambienti, dei personaggi. A me è piaciuto veramente tanto proprio il mondo di gioco. Questa fusione tra una Russia anni 50, un'Unione Sovietica anni 50 e la modernità dei robot è fantastico, ragazzi. Gli ambienti sono belli, molto realistici. I robot sono fatti bene, si muovono con grande realismo. Sembra proprio di stare a combattere con dei robot veri. Adesso abbiamo scoperto anche questi, sembrano quelli là, gli ammalati di The Last of Us. E quindi anche da quel punto di vista, ragazzi, bello, bello, bello. Tutto quello che è strutturato all'interno del mondo di gioco è fatto bene, sembra realistico e a me piace. Piacciono anche i personaggi, come sono fatti, da quel punto di vista sono davvero molto soddisfatto. Quindi il mondo di gioco, la caratterizzazione,
sono dei plus sicuramente importanti. Altro punto a favore è la giocabilità. A me sta piacendo veramente tanto la giocabilità, ragazzi, perché sostanzialmente questo mix tra usare le armi, avere dei poteri che ti permettono di prendere oggetti da lontano, scagliare oggetti, cosa che io ancora capisco come si fa, però ho visto che c'è. È bello, la giocabilità è fluida, è un gioco sparatutto con alcune situazioni anche un po', diciamo, più ragionate, però è molto divertente. Io mi sto trovando benissimo. Effettivamente, ragazzi, vi dico la verità, sto apprezzando più Atomic Hearts che un Call of Duty Modern Warfare 2, perché mi sto divertendo di più. Call of Duty sempre la stessa cosa, un po' frustrante in alcuni punti. Invece Atomic Heart mi sta dando un ritmo di gioco molto divertente anche a livello di giocabilità. Pad, Xbox, sontuoso da quel punto di vista perché gli analogici sono messi veramente da Dio. Appena ci avrò voglia mi comprerò il pad Elite dell'Xbox e non il Dual Shock Edge, il Dual Sense Edge di PlayStation 5. Me lo compro su Xbox il pad Pro, vi faccio vedere. Quindi devo dire che anche da quel punto di vista della giocabilità sono molto soddisfatto. Allora, note dolenti. Io, ragazzi, non ho trovato fantastico il doppiaggio in italiano. Mi dispiace, ma quello che doppia il protagonista in italiano, che non mi ricordo il nome, che tutti esaltano, a me non piace, ragazzi. Mi dispiace per lui, ma a me non mi fa proprio impazzire, non mi scalda il cuore. Non mi piace per niente. L'avevo già sentito su Deathloop e vi avevo detto come è doppiato Deathloop, è veramente un pugno in faccia. E anche qua non mi piace, ragazzi. Se voi sentite il doppiaggio, come abbiamo sentito all'inizio, in inglese, per quanto poi non lo capisca perché non so l'inglese ad ora, però vi dico che è comunque molto più coinvolgente, molto più realistico. Il doppiaggio in italiano, alcuni personaggi bene, alcuni sono proprio disastrati. Cioè, vi ripeto, io non lo so, non mi piace. Non lo riesco ad apprezzare, soprattutto il protagonista, ma anche alcuni personaggi secondari non mi fanno impazzire, quindi non lo so. Secondo difetto è un po' ripetitivo. Un po' ripetitivo significa che alcune sezioni di gioco sono molto simili alle altre. È frustrante quando devi stare là mezz'ora a girare le cose per aprire le porte, raga. Rompo un po' le scatole, vi dico la verità. Io avrei preferito una dinamica un po' più veloce in queste fasi e un po' più elaborata in altri ambiti. È ripetitivo, certe sezioni sono molto simili a quelle altre. Magari tu fai delle intere sezioni di ricerca di un oggetto, due palle. Io sono... a certi piace, quindi non sto dicendo che è un difetto in generale. È un difetto per la mia mentalità. Io sono uno che adora giocare divertendomi, quindi con fasi molto più ritmate. Stare 20 minuti a cercare un oggetto, aspettare, a fare uscire quella cosa di là, quell'altra cosa sopra, sotto, a mettere quell'oggetto di qua, alle volte è frustrante. È frustrante e ti porta a scazzarti. Questo è il discorso. Terzo difetto, ragazzi, è l'intelligenza artificiale. Che vogliamo fare? Ragazzi, questo è il discorso. Fin quando giochiamo giochi che escono su PS4, Xbox One, è questa. L'intelligenza artificiale semplicemente a volte non si rende conto di voi. Cioè, voi vi passate a fianco a un robot, sta a cucina, non vi vede. Solo se mi mettete davanti, dice, ah cazzo, tu sì, mo te spare. Cioè... sempre il solito discorso, non si possono creare giochi con l'intelligenza artificiale veramente avanzata fin quando questi giochi escono anche per le vecchie console. Se usciranno solo per le console next gen, aspettiamo Spider-Man, Star Wars, là dovremmo finalmente vedere intelligenze artificiali avanzate, migliorate, se ci si impegnano, perché può darsi pure che lo fanno uscire solo su next gen, non si impegnano i programmatori e vediamo sempre la stessa intelligenza artificiale. Io me l'aspetto. Totale chiusura finale, vale la pena comprarlo a 70-80 euro? Beh ragazzi, se siete fan del genere, sì. Se no, aspettate un po' e lo comprate a un prezzo sicuramente inferiore. Chi c'ha il Game Pass, se lo giocasse perché è gratuito, ve lo consiglio perché è un gioco bello sul Game Pass, non lo pagate e vi regala grandi emozioni, ma anche su old gen. Chiaramente ragazzi, io adesso che gioco sempre a 60 fps, quando vedo i giochi in 30 fps mi trovo male, perché mi sembra di giocare a rallentatore, non mi riesco a rimettere più in quella filosofia. Però è consigliato. Se non siete proprio amanti del genere, aspettate che scenda un po' di prezzo e ve lo comprate successivamente. Quindi, un gioco sicuramente valido. Fa ben sperare che questa software house russa possa sfornare altri titoli di grande impatto, però ad oggi vi dico... io lo gioco e mi sto divertendo e ve lo consiglio. Ciao, voglio.
Whoa.